Nei mesi di maggio e giugno 2015, Greenpeace ha condotto spedizioni nelle aree più remote del pianeta. Obiettivo: raccogliere campioni di acqua e neve da analizzare in laboratorio. Cercavamo uno specifico gruppo di sostanze chimiche, i PFC, e sfortunatamente abbiamo avuto successo. In quasi tutte le aree in cui abbiamo cercato abbiamo trovato questa sostanza, anche in campioni provenienti dagli angoli più remoti ed incontaminati del pianeta. I PFC sono composti chimici impiegati per rendere impermeabili i più comuni capi di abbigliamento outdoor. Molti produttori di giacche, pantaloni e scarpe li usano per rendere più idrorepellenti questi prodotti. PFCs are man-made chemicals. They're not produced by any natural processes, so they only appear in nature as a result of human activity. Durante le fasi di produzione, queste piccole particelle possono finire non solo nelle acque di superficie, ma anche disperdersi nell'atmosfera. Possono essere trasportate per lunghe distanze dal vento, per poi depositarsi sulla terra. Queste sostanze non si decompongono in natura. Dal loro rilascio nell'ambiente possono restare per molti anni nei fiumi, nei laghi e negli oceani. Some PFCs have known toxic properties, including the capability of interfering reproductive or hormone systems, and also some are possibly carcinogenic. When we had the samples tested, we found a range of PFC compounds. Once in the environment, PFCs can accumulate in the food chain and through these into human bodies. Eppure è possibile fare a meno dei PFC. Le alternative sono già disponibili sul mercato e test di laboratorio ne confermano l'efficacia. Lo abbiamo verificato anche noi durante le nostre spedizioni, utilizzando abbigliamento privo di PFC, anche in condizioni meteo estreme e a più di 5.000 metri di altitudine. È paradossale, ma i marchi di abbigliamento scelti da chi ama la natura rilasciano volontariamente nell'ambiente sostanze chimiche pericolose come PFC. È necessario un cambio radicale nel modo di pensare delle aziende che fabbricano questi prodotti. This is where you and I come in. We need people like you who can challenge the outdoor brands to stop using PFCs. Share your ideas with us, join the movement, and help us to detox.